Buonasera a tutti voi cari telespettatori e ben ritrovati a questa nuova puntata di Parliamoci Chiaro, la nostra trasmissione di politica e attualità che, come ben sapete, ci accompagna ogni settimana nella nostra emittente di Tele 8 e in particolare ci accompagnerà alla prossima primavera, dove vivremo dei momenti elettorali importanti quali le elezioni europee, ma soprattutto per la nostra città, quella di Mazara, le elezioni amministrative. Anche questa settimana un gradito ospite in studio nel programma, è la prima volta che ci viene a trovare, e facciamo ovviamente, diamo il benvenuto ad Aurelio Norrito questa sera. Grazie per essere con noi. Grazie a voi per avermi invitato e per darmi la possibilità di esprimere il mio punto di vista politico di Fratelli d'Italia, perché sono un aderente. Ecco, ti stavo presentando proprio io, aderente e militante di Fratelli d'Italia. Con Aurelio questa sera ci faremo una breve chiacchierata dove ci dirai un po' il tuo punto di vista su questa campagna elettorale che sembra essersi ormai avviata, diciamo, a pieno regime, e in particolare su Fratelli d'Italia, che è il partito al quale tu appunto hai aderito e nel quale militi. Intanto, prima di entrare nel dettaglio, come va? Va bene, perché la politica mi allunga la vita, come quello che quando c'era un po' che allunga la vita. Io prima di iniziare, intanto vi ringrazio, ma prima di iniziare questa chiacchierata sui fatti e contenuti e comportamenti, perché la politica è fatta anche di comportamenti. Certo. L'altra sera, siccome non sono bravo nei computer, per sbaglio ho incontrato una intervista di Rino Formica, ex onorevole, ora 97enne, un pilastro del Partito Socialista senza cambiare, che era nominato per le massime. Ho letto tutta l'intervista, di cui mi ha colpito un passaggio delle sue massime. Mi permetto di leggerla, certo, perché ha un significato per me politico profondo, per chi mastica un poco di politica. Alla domanda, lei è l'uomo delle massime? La politica è davvero sangue e merda? Se vuole la traduco, questa è la risposta. La politica è passione e contaminazione. La buona politica è far prevalere la passione sulla contaminazione e, se preferisce, il sangue sulla merda. Penso che questa massima è molto significativa per chi fa politica come me e la fa per passione, per sentimento e perché ci crede nella politica. Io sono stato felice quando la mia presidente Meloni è andata a giurare, perché dopo 70 anni di politica, di combattimento, di emarginazione, certo, abbiamo avuto, diciamo così, realizzato un sogno, perché era una chimera che uno del Movimento Sociale Italiano potesse essere la Presidente del Consiglio. Come è una donna combattente, le battaglie le ha vinto tutte, vincerà anche questa battaglia e darà lustro all'Italia e agli italiani. Assolutamente. Allora, Aurelio, scendendo nelle nostre dinamiche locali, dove questa intervista che io non avevo letto se non adesso insieme a te, un attimo racchiude anche un po' i sentimenti, non i sentimenti, racchiudo un attimo la realtà, il panorama che stiamo vivendo in città, dove è iniziata questa campagna elettorale per il nuovo primo cittadino di Mazara del Vallo e del prossimo, chiaramente, consiglio comunale. E in questo
o meglio, in questi mesi, in queste settimane, Fratelli d'Italia, il partito del quale tu fai parte, è stato un protagonista di questa, nel bene e nel male, perché sappiamo bene, e i nostri telespettatori sicuramente ne saranno informati, di questa diatriba, diciamo, chiamiamola così, che c'è all'interno del partito, dove ci sono più correnti, dove ci sono più filoni, dove ci sono più linee di pensiero. Intanto ti chiedo perché? Te lo spiego ai cittadini, sperando che sia molto chiaro nell'esprimermi e nel farli comprendere, perché sicuramente per quello che dirò lo comprenderanno tranquillo. Quando nella sua domanda mi pone le correnti, in Fratelli d'Italia non ci sono correnti. In Fratelli d'Italia, come in tutti i partiti, ci sono le occupazioni, gli investimenti economici, perché noi non facciamo investimenti economici, noi facciamo investimento di anima, di spirito, di convinzione, di militanza, però con quelli che fanno gli investimenti, l'investimento perché cosa si fa? Investo 10 perché voglio, certo, voglio accaparrare 5. E l'investimento lo hanno fatto e lo hanno dimostrato, perché hanno commissariato il presidente, il mio presidente, anche se non ci ho votato, sì, perché nella nostra scuola politica... Sì, ricordiamo che il partito è eletto, commissariato a Mazzara. Non è commissariato, la correggo e mi dispiace che voi ancora date voce a questo commissariamento. Il pseudo commissario non ha alcun titolo per fregiarsi il ruolo di commissario, perché il circolo Fratelli d'Italia di Mazzara non è commissariato, e sfido il presidente e quelli che gli sono vicino a contrastarmi. Direttore, mi scusi, io qui ho fatto molti comunicati, perché ero da molto tempo che non entravo in politico nell'agone politica, sì, perché mi volevo mettere da parte. Ma quando si tratta di battagliare... È il primo. No, anche perché ho battagliato nella onestà intellettuale, onestà politica e nella morale. Perché quello che va avanti deve essere la morale. Anche perché purtroppo, dato che mi tocca in questo momento difendere la sua professione, lei personalmente, il direttore e tutti quelli, perché quando non si possono, diciamoci così, avere un ruolo dentro certe persone e non li possono combattere in altri modi, li combattono con un parlare, scurrile si dice quando è volgare, allora, per evitare un'altra parola, assolutamente, in un linguaggio scurrile e volgare. Perché questo? Perché hanno visto che noi di Fratelli d'Italia, militanti, aderenti e militanti, la politica la facciamo per sentimento, non andiamo a occupare. E quando dico che il presidente, mio presidente, è commissariato, glielo dimostro, anche se in realtà non c'è. Lei mi dica, una riunione di partito finisce alle 21:40 e alle 22:50, un'ora dopo, quindi, un'ora dopo, esce un comunicato. Lo posso comprendere che lo firmava il presidente, perché è titolato a farlo. Ma il direttivo non ha nessun titolo per uscire allo scoperto per stabilire la linea politica del partito. Perché anche se il direttivo aveva stabilito questa linea politica di convenienza, ma non politica, poteva il presidente non accettarla, perché certo, aveva i termini. E siccome avevano paura del presidente,
lo hanno fatto senza l'ordine. In particolare parliamo, ecco, per che noi tra virgolette sappiamo le dinamiche e quindi ci viene più facile comprendere. Per i nostri telespettatori parliamo, il signor Nonrito parla del comunicato stampa uscito circa un mese fa, quando al termine del consiglio direttivo provinciale di Fratelli d'Italia il consiglio direttivo ha annunciato di appoggiare la candidatura, di aprire le interlocuzioni, loro insomma l'hanno posto su questo termine, con il sindaco Salvatore Quinci. Però anche la falsità del comunicato, nel senso, falsità no perché è reale, di quello che si dice. Però poi subito dopo, mi perdoni se la interrompo, subito dopo Miceli uscì con un'intervista. No, direttore, io questo non lo volevo toccare, perché non mi ricordo quale fu l'emittente, quindi potrebbe essere anche la sua emittente. Io quella notte non ho dormito. Io non sono avvezzo a fare comunicati, ci vuole molto tempo. Però quando sono nervoso e lo sento, riesco a farlo anche in 5 minuti, senza correzione, perché per me ci vogliono le correzioni. Io alle 7:16 ho mandato il comunicato e l'ho mandato ai soldi a quelli che rimando. Alle 9, siccome ho... Solo per me sono tutti amici che rispetto e mi rispetto. Certo. E non ho avuto risposta perché ognuno aveva il proprio lavoro e non mi poteva rispondere. Alle 9:15 esce un video di Quinci. E se voi andate a vedere quel di Miceli, e se voi andate a guardare quel video, la faccia, il modo come parlava, era mortificato e lo comprendo perché è una persona per bene. Dopo mezz'ora esce il comunicato. Perché? Questi sono tempi, e lo sa, in politica i tempi contano più. Certo. Perché vuol dire che qualcuno che ha ricevuto quel comunicato, sentendolo forte, contro un muro, hanno cercato di ovviare, hanno cercato prima di farlo uscire, perché mi deve dire il direttore, se il comunicato lo fa il direttivo e prende una linea, perché il presidente l'hanno un po' con la testa, cerca di volere, diciamoci così, perché ha capito che perché io gli ho detto in quel comunicato che avevo fatto, sì, di fatto hanno esautorato il presidente, perché l'esterno della politica all'interno della provincia di Trapani è autorizzato il presidente, come la politica di Mazara del Vallo, siccome è d'accordo e in linea con la politica regionale e con la politica nazionale, la fa il circolo di Mazara del Vallo, che ne ha il diritto e il dovere e ne risponde se cambia. Purtroppo, siccome il circolo di Mazara del Vallo con Quinci non ha niente a che vedere. Io stavo arrivando proprio lì, mi perdoni se la interrompo, no, ovviamente contrario a questa scelta. Non contraria. Io ho scritto a tutti i livelli, pur non sapendo, non essendo bravo nello scrivere, ho scritto a tutti i livelli. E ho visto, e i frutti si stanno vedendo dopo tutto questo periodo. Sì. Ieri sera alle 10 ho ricevuto una buona notizia. Perché quando si è falsi, quando non si dice la verità, viene tutto a galla, perché la verità è la cosa più bella di questo mondo. Io ho sempre detto nella mia vita la verità, pur ricevendo scoppole, però dopo tempo elogi. Assolutamente. Come si fa a dire, dopo le dichiarazioni del sindaco Quinci, e oggi ne è la prova, un'ora fa ne è la prova, di dire io sono, non sono di Azione, io sono Lista Civica, quando in una intervista precedente con Calenda, non so dove, ma con Calenda,
ebbe a dire: la politica delle liste civiche è finita, dobbiamo fare la politica dei partiti, perché la città di Mazara del Vallo ha bisogno della politica, dei partiti, quelli che sono seri, dei partiti e degli uomini che sono seri. Oggi il sindaco Quinci manda questa nota dove invece specifica alla gente, chiaramente tramite noi mezzi di stampa, dove comunica il fatto di essersi allontanato, ecco, da Azione. E allora questa giustamente al cittadino comune che non conosce la politica, che non mastica la politica, che non mastica il parlare politico, è libero. Beh, è un po' quello che lui ha cercato di far intendere, cioè di dire la politica in questo momento, diciamo che mi lega le gambe, mi dà impaccio, no, concentriamoci sulla città e sui progetti. Direttore, lui ha fatto una diciamo così, dichiarazione, sì, e la sua fedelissima, che io rispetto, ho elogiato e non la conosco. Un'intervista impacciata per quello che sosteneva, perché un conto è che tu sostieni quello che sente, certo, un conto è che tu sei sforzata avanti e sei sforzata molto civile su tutto e continua a stimarla, scanto gli equivoci. Lei come lo fa, come lo spiega, che tempo fa, a fronte delle bordate dei militanti, sì, dei militanti, ebbe a dire: io faccio parte di Calenda, del partito di Calenda, sono di Azione, però prepariamo le liste civiche. Lo stesso ha detto l'ex assessore Abbagnato, una persona che io stimo ed è dimostrata con i fatti, non con le parole. Io che sono politico posso vergognarmi del mio partito, perché se lui parla una lista civica, quando dice che è di Calenda, certo, di Azione, vuol dire che si vergogna del suo partito. Io del mio partito non mi sono mai vergognato, anche quando c'era il famoso arco costituzionale e ci hanno messo all'angolo. Abbiamo combattuto e abbiamo vinto, perché la verità viene sempre a galla. Il popolo italiano ha dato ragione alla Presidente Meloni, che comanda con autorevolezza. Altro che l'Europa, siete fuori dell'Europa, siete della destra. Ha dimostrato come tutto il mondo riconosce nella Meloni un ruolo importante per l'Italia, che può dare sviluppo all'Italia. Una cosa, ci allontaniamo poco, anche se c'entra sempre, da Mazara del Vallo e andiamo un attimo a Palermo, sì, dove è notizia di 2 giorni fa il famoso ricorso che Giuseppe Bica ha presentato nei confronti dell'onorevole Nicola Catania. È stato vinto da Bica anche in appello e quindi decade l'onorevole Nicola Catania, probabilmente è questione di ore, di giorni. Non è decaduto, al massimo... dico questione di ore, di giorni, l'onorevole Bica andrà a giurare in Parlamento e quindi diventerà deputato regionale. Come vede questa vicenda? Questa vicenda è una vicenda da scialba, perché quando ho letto la normativa, perché ho il pallino dell'amministrativo, io ho detto che la normativa era chiara e non c'erano dubbi, come io credo nella giustizia, credo nei giudici. Il deputato di Fratelli d'Italia, eletto nelle liste di Fratelli d'Italia, già alla prima sentenza era decaduto. Sì, solo che... sia ben chiaro, lui ha fatto era ricordo. Decaduto. Siccome che comanda fa legge, tutti i deputati, non lui, me ne guarderei bene, tutti i deputati hanno fatto una normativa in attesa della sentenza definitiva, può continuare a sedersi nello scagno. Ma non è più per la legge italiana deputato, è per il Parlamento. Per il Parlamento.
è quello che è più meschino e più grave. E che si parla della moralità degli altri come se fossero noccioline, perché non interessa. Ma voi potete pensare che uno come me, perché Peppe Biga è uno come me, militante, possa cambiare partito perché il mio partito presenta un emendamento facendo una figura e mi fermo lì e non la discuto. E poi ho ascoltato il presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia, che me l'hanno mandato. Sì, l'onorevole Assenza. Me l'hanno mandato, me l'avevano detto, però ho il video integrale. Che per quello che ha detto e per come si è espresso, per la mia concezione della politica, si deve vergognare per quello che ha detto. Perché se bisogna rispettare la legge è uguale per tutte. Mi sembra che è scritto in tutti. Non è uguale per te. Assolutamente. E non per me. Quindi, giustamente, hanno messo in giro, perché è facile parlare male. Ed è facile l'interessato, altri interessati uscire, ora se ne vanno, darla a questo partito o altro partito. Peppe Biga, posso assicurare, non ci ho parlato ancora, per dire meglio, mi ha telefonato e gli ho fatto gli auguri, che non potrà mai uscire per la sua storia, per la sua educazione politica, per la sua militanza, per il suo carattere da Fratelli d'Italia. È un po' l'invito che fece, mi ricordo, subito dopo la vicenda Quinci, che fece anche lo stesso Miceli a chi non era d'accordo, a dire, insomma, se volete non sta, se non ci state più, ecco, vi potete dimettere, potete andare via. Non è, direttore, non è il primo che io ho combattuto dentro il mio partito, però l'ho sempre vinto. E vincerò questa battaglia. Io le posso dire, per quelle che sono le mie informazioni, per quello che è la verità, perché io mi confronto con persone che non sanno dire la verità, dicono la convenienza, contro uno come me che parla di verità. Ed è la realtà. E lo sa perché ci vogliono che ce ne andiamo. Perché gli facciamo, diciamoci così, gli rompiamo le uova nel paniere. Tutto quello che loro hanno organizzato. Perché, direttore, io la notte dormo poco. E quando sono nervoso... Ancora meno. Ancora meno. Con una differenza. Che studio... che studio, ascolto il suo, per dire, quello che ha detto lei, e poi vi faccio la mia idea. Certo. Come si fa un presidente provinciale che a me, non a lei, che al mio successore del circolo Fratelli d'Italia ha detto: noi siamo contro o in opposizione alla giunta 15. Poi c'è stata l'occupazione e nel giro di pochi giorni si è cambiato idea. E io non l'ho letto, perché se l'avessi letto gliel'avrei detto. Se ne debbono tutti quelli che dicono che persone come me se ne debbano andare di Fratelli d'Italia, possono preparare a fare la valigia, perché se ne andranno per le bordate che gli darò io. Una cosa, allora, tornando su Biga e affermazioni che ha fatto la nostra emittente, piuttosto che qualche altro collega in queste ore, dove sulla situazione Mazara del Vallo è pronto a prendere in pugno, diciamo così, questa situazione e a cercare di far cambiare idea e posizione
al partito nei confronti di Quincy. In particolare si tenderebbe, anche per delle pressioni, diciamo così, fatte dal consigliere Randazzo, l'onorevole Bica vorrebbe spostare l'asse verso Cristaldi, è vero? Io questo non glielo so dire perché non ci ho parlato. Io sono per la linea del partito. Però gli altri che rappresentano la coalizione debbono avere gli stessi intenti. Perché c'è un vecchio detto, come c'è questa massima, c'è un vecchio detto. Metti le cucchine di meglioretia e pendici le spese. Io purtroppo vedo molto lontano sulla politica. Perché proprio per il sindaco e per le dichiarazioni che ha fatto il sindaco quando ha fatto di mettere la diadema, e la diadema prima ha detto non mi rimetto e poi ha tenuto e ha fatto bene a mio avviso, questo è un disegno strategico concordato. Come era concordato quel comunicato che, come ha detto lei molto bene, dove dice noi appoggiamo una lista civica. Ma che civica non era? Già, la prima menzogna è che noi interlochiamo con questo. Dove sta il... dopo 24 ore, chi cerca il ruolo? Io il ruolo non ho mai cercato. Se sono riuscito a diventare consigliere comunale, perché ci sono diventato io. Non mi ha regalato niente nessuno. Certo, assolutamente. Non ho cercato appoggi e non cerco appoggi. Non ho cercato, non mi faccio le fotografie con certi deputati, con la Presidente magari Meloni, non lo so se, perché non l'ho visto, con la Presidente Meloni per dire solo importante. Certo, certo. Questo, questo direttore, per me, non gli dà la forza a queste persone, ma gli dà la debolezza che non hanno né il carattere, né l'indole politico di affrontare i problemi politici, ma i problemi personali. E allora dicono io sono forte, sono importante, mi faccio la fotografia con la mano. Io non ce l'ho fotografia della. Posso chiederle una cosa? Poco fa, alla risposta alla mia domanda, mi ha detto che seguirà, cioè, che è importante la linea del partito, certo. No? Ed è quella che comanda. La domanda che voglio fare, cioè l'onorevole Bica con diciamo una certa determinazione è convinto, ecco, vorrebbe far cambiare questa posizione, no, al partito, almeno dalle dichiarazioni, ecco, che ci ha reso, ma solamente lui, perché ovviamente la deputazione, un deputato ha la sua importanza ed ci mancherebbe, dentro il partito è una figura non indifferente, però ecco, ci sono per esempio dei coordinatori, del coordinatore regionale, ci sono lasci stare, perché è commissariato pure lui, non lo so, no, io parlo di fatti assolutamente, e vorrei che glielo andassero a dire, perché glielo dimostro perché è commissariato. Ciò che le voglio dire io è, pur avendolo difeso io, per quanto la decisione di Bica potrebbe essere legittima, verrà avallata da chi è sopra di lui? Questo, ecco, vorrei ma io non chiederle. Penso che quelli sopra di lui possono non avallare uno che è il referente del territorio. Non è, certo. Anche perché dovrà dare le dimostrazioni e le motivazioni. Delle sue decisioni, certo. Lei mi deve spiegare perché, dato che entra in questo ambito politico, si fregiano del centrodestra. C'è una coalizione. Sì, ne parliamo adesso, sì. Una coalizione che si fregia del centrodestra. Perché? Se l'ho mai chiesto lei. Forse, insomma. Lei fa comodo. Lei fa una valutazione dalla sua professione da giornalista. Io faccio da politico. Perché ho la presunzione di comprendere, certo, poco poco di politica. Poco poco di politica. Assolutamente. Perché? Ma lei non ha visto i tempi.
Perché questa coalizione non fa una politica per. Questi si sono agglomerati, perché fanno una politica contro. Io in politica mai ho fatto una politica contro. Io faccio una politica di combattimento, certo, per le mie idee, che in automatica... Loro, diciamo, lo hanno detto anche qualcuno in maniera più palese, insomma, erano quelli che non volevano andare con Quincy e che volevano evitare di andare con Cristaldi. E quindi... Legittimo. Si sono, insomma, il messi Il problema insieme. È legittimo. Legittimo. Mazzara conosce la storia mia, politica. Legittima. Io la politica non le mischio con le certo. personali, perché le cose personali sono cose personali. Le cose politiche sono cose politiche. E così l'amico deve essere, è amico, la famiglia è famiglia, il lavoro è il lavoro. Assolutamente. Io ho il dono, era la maniera di distinguere tutte queste diciamo così, posizioni mie, che non hanno niente a che vedere con uno e con l'altro. Io le dico che loro gli avevano tirato il remo in barca con una operazione scientifica. Lei me lo spiega perché, lo ha spiegato il sindaco, lo ha spiegato, volendo giustificare le dimissioni della signora di Adema. Perché dire, noi prima dicevano che era una cosa civica, poi ha detto il sindaco in quella giustificazione, noi avevamo fatto un accordo, l'MPA dov'è? Esatto. Allora ciò significa, non era tecnica, perché anche c'è stata una dichiarazione della signora Diadema che diceva che era una tecnica, non sì, era politica. Sì, sì, anche se poi il marito, Giampiero Giacalone, è entrato nel direttivo provinciale dell'MPA, per cui... Ma questo, allora, tutto questo è studiato, perché la storia si ripete, il direttore. Lei 20 anni fa penso che era un ragazzino. Assolutamente. Io dico, gli stessi personaggi hanno fatto un blitz in Alleanza Nazionale. Allora ero consigliere comunale, avevo più dimestichezza. Diciamo che per sintetizzare il lupo non perde, perde il pelo ma non il vizio. Perciò, sono entrati uno di questi, la triade, ora. Ora sono tre in tre parti diverse, la triade. Hanno firmato una lettera, lo sto dicendo dopo 20 anni. Perché non mi interessa quello che dice lei, mi interessa quello che faccio io. Assolutamente. Hanno scritto a fine, o per dir meglio, ha firmato una lettera di a fine, perché non l'ha scritta chi l'ha firmata. Chi l'ha firmata. Perché conoscevo diciamo così, la persona che per come scriveva. Ok. E mi ha definito, però la prego di non ridere, e manco tu Nicola. Questo individuo, dicendo a me, è un saltimbanco della politica. Non le viene da ridere, conoscendo la mia storia. Assolutamente. Le dico questo. Ma io ho riscritto. Ed è venuto un importante uomo, un capogruppo della Camera. Poi lo sa cosa mi ha detto? Sono onorato di conoscerlo. Mi è bastato questo per comprendere il valore di quello che ho scritto io e quello che sono loro. Dobbiamo avviarci alla chiusura, ma prima di congedarci, piccola parentesi appunto sulla campagna elettorale, ha iniziato lei a parlarne di questa veduta, ecco, dove da una parte abbiamo Salvatore Quinci, da una parte c'è questa coalizione, diciamo, di centrodestra. Di centro. Anche perché potrei dire c'è il PD, quindi arrivato a questo punto. Potrei dire di centrosinistra. Infatti, forse sarebbe. Ma non lo dico, perché capisco le difficoltà che hanno e giustamente. Assolutamente. Siccome sono coerente, anche se lì potremmo fare una lunga. Ma non mi interessa. Sono coerente, difatti loro dicono.
siamo del circolo del PD di Calcedonio, Calcedonio Iemmara, una persona rispettabilissima per le sue idee, per la sua professione e per quello che ha potuto dare alla città di Mazara del Vallo, però facciamo una lista civica, nel senso per dire, perché noi che siamo di sinistra non ci vediamo. Diciamo che se non è centrodestra non è centrosinistra, diciamo centro. Ma io di fatto dico il centro. Ci sbrighiamo. E di fatto quando io vi correggo con qualche amico che ha avuto la perseveranza e bisogno dargli merito di costruire questo a qualsiasi costo, si può costruire. Ora vediamo il risultato. Anche perché mi scuso. Due giorni fa, non me lo ricordo, perché su questo è uscito un comunicato. La candidata a sindaco, signora Ippolito, sì, che non c'è di dire niente, su tutto, ha incontrato l'onorevole Pace di Cì. Sì. E si è preoccupata del consorzio di bonifica di Mazara del Vallo. Guarda caso, 3 minuti dopo uscito quel documento, c'era il documento dell'assessore San Martino che smentiva. Bacchettava la candidata sindaca. Questa che politica è? Una persona come la signora Ippolito, l'avvocato Ippolito, e l'onorevole Pace, gli fate fare voi per dire che noi abbiamo la sensibilità dei problemi della città, gli fate fare questa figura. Certo. Ciò significa che ancora siamo all'alba. E quindi abbiamo Salvatore Quinci, Vita Ippolito, Nicola Cristaldi. Arrivato a questo punto, lei è pro Nicola Cristaldi? No. Io sono pro Fratelli d'Italia. A cosa decide il partito? No, glielo dico qui perché l'ho scritto e l'ho detto verbalmente. Se per caso Fratelli d'Italia dovesse andare con Quinci dandogli il simbolo, ma le posso assicurare che il simbolo non glielo potranno dare mai. Perché, secondo lei? Perché la nostra politica non ha niente a che vedere con la politica di che occupa il direttivo, che esautora il presidente, okay, che fanno la politica per... Io ho ascoltato, non so, qui un assessore che mi ha fatto venire la confusione, dei soldi che spendeva. Le dico questo perché io lavoravo alla Marina, Io sono legatissimo alla Marina, la difendo meglio di chi è interessato oggi la Marina, perché è stata la mia vita. Allora c'erano le battaglie per il mercato ittico, Nicola tu te lo ricordi, tutti volevano il mercato ittico e io andavo a tutte, diciamo così, le riunioni, solo. Non con un codazzo di persone dietro, per paura se i marittimi a tutte cose volevano il mercato ittico. Io solo non lo volevo. Ma cos'è che non volevo del mercato ittico? Non volevo la costruzione del mercato ittico, perché aveva il coraggio di chi sosteneva che voleva, non il marittimo chiaramente, il mercato ittico. Io dicevo, mettiamo che si chiamava Giovanni, mettiamo che si chiamava Peppe, mettiamo che si chiamava Cola, io il mercato ittico non lo voglio, o per dir meglio, io voglio il mercato ittico, me lo dici come deve funzionare? Certo. E si fermavano le scuole, così come hanno fatto la piscina, così come hanno fatto la pista ciclabile, che è sotto gli occhi di tutti, non da me, perché mi dica il direttore, se a qualsiasi cittadino ci dice la pista ciclabile, come la pista ciclabile? Una piscina, come una piscina? È ovvio che... È ovvio.
Però queste cose debbono funzionare. Ma se si spende i soldi e poi si debbono fare sempre, significa che certo, una macchina mangia soldi. Stava finendo il discorso, mi interessa la risposta, se Fratelli d'Italia continua con Quinci. Io farò contro, sarò all'opposizione di Quinci e vado oltre, anche se c'era il simbolo di Fratelli d'Italia, che non glielo potranno dare mai. Perché glielo dico qui, glielo ho detto alle sfere alte, le sfere alte glielo... Assolutamente. Perché io non è che il partito mi mantiene, io mantengo il partito, con la mia militanza, certo, e votando, e cercando di far prendere il mio voto e il suo voto, se ci riesco. Certo. Giusto? con questo Biga è diventato deputato. Quindi io non sono obbligato a Biga, o qualsiasi altro deputato, al limite Biga è obbligato a me, certo, perché con il mio, certo, voto è salito e si deve spendere per la comunità. Una cosa, ultima domanda, perché davvero abbiamo fatto tardi stasera, ma non fa niente, è stata una bellissima chiacchierata. Da una parte abbiamo detto Salvatore Quinci, da una parte Vita Ippolito, da una parte Nicola Cristaldi. Non crede che tutti e tre abbiano influenze che vanno dalla destra alla sinistra? Cioè, da una parte abbiamo Quinci che per esempio, allo stato attuale, Fratelli d'Italia è spostato a sinistra. La Ippolito, che ha il PD e Forza Italia, lo stesso Cristaldi diceva in una scorsa intervista, dove anche lui, insomma, aveva dentro gente di sinistra e gente di destra. E allora lei ha fatto tre ipotesi. Prima ipotesi, ha messo al numero uno il sindaco Quinci. Con questa dichiarazione, che io ancora l'ho vista così, ma non l'ho metabolizzata. È la prova che le bottate che io ho dato al mio partito, si stanno attuando. E se è stato costretto prima a dire non presento il simbolo, ora dice... Ora, insomma, a fare un passo indietro. Ora, direttore, lei fa il giornalista. Quando parla e affronta un argomento che ci dice è l'argomento mio personale, anche se lo dice, ma parla per la sua professione. Certo. Già, perché è il suo indole. Quindi se lei dice, in questo momento sogno Aurelio Dorzito, non sono il giornalista Aurelio Dorzito, dice una falsità, perché, certo, è il suo, perché comunque parlo di... Sei un giornalista, assolutamente. Ciò dimostra questo, perché se vogliono aggrappare Quinci, il simbolo di Fratelli d'Italia, non lo avrà mai. E Cristaldi? Cristaldi non lo so se può averla pure, perché io non mi faccia parlare di Cristaldi. No, perché non ne parlo né bene né male. Certo, dimostra una qualità politica superiore al gatto, su questo che non c'è dubbio, tutto sta sui progetti e sui programmi. Certo, perché assolutamente. Voglio precisare alcune cose politiche. Io ho ascoltato prima Quinci, dobbiamo fare sta mucchiata, poi ho ascoltato la Ippolito. Non ho ascoltato Cristaldi, altrimenti parlerei pure di lui. Non lo ascolto, quindi non posso parlare. La Quinci, la Ippolito. Lasciamo stare i tempi, perché sono problemi politici che molte non possono comprendere il problema dei tempi. Abbiamo fatto la coalizione. Ora dobbiamo fare il programma. Già l'indirizzo politico è sbagliato. Secondo la mia concezione di politica, per te, certo, è giusto, assolutamente, ma per me. Assolutamente. Quando hanno fatto le coalizioni, prima di dire... Dovevano mettere i punti del programma. Prima di dire le coalizioni a livello nazionale e regionale, si sono sedute, ognuno ha portato il suo contributo, si è riunito. E se per esempio ora c'è qualcuno che vuole
Sto televisore un giro runa e non glielo danno, che succede? Certo. Mi distacco. Chiaro è? È chiaro. Perché chi è abituato a usare questi termini, io non mi viene la parola tecnica, mi viene una parola così terra terra, ricatto. Certo. Perché per ottenere di più, la politica non funziona così. La politica, io posso fare gli accordi pure con il diavolo. Perché anche in mediazione. Certo, certo. Anche e c'è consapevolezza per il bene della città, che lo dicono tutti, ma non lo attuano. Però si sta a vedere chi lo attua, assolutamente. Anche perché, mi dia l'occasione, perché tutti parlano dell'ospedale. Tutti parlano, ho sentito parlare pure della Bertolina. Ma non sanno, non hanno fatto battaglia per la Bertolina. Parlano dell'ospedale. Io ho visto qui persone, sì, alte locate politiche. Come vedete, ho fatto l'interrogazione. L'ospedale di Mazara del Vallo ha due persone che vogliono essere menzionate. Una è un cittadino mazzarese, un caro cittadino mazzarese, il dottor Massimo Russo, assessore alla sanità, che ha il grande merito, da tecnico è diventato politico ed è riuscito a ripescare questo finanziamento, perché gli amici di Alcamo, Marsala e Trapani, che Mazara funzioni bene, non lo vogliono. Non lo vogliono, sì. E quando alcune persone sono andate dall'assessore Grazia, che ringrazio, essendo catanese, speriamo che Catania ci porta fortuna, perché il nuovo direttore o commissario, sì, come sì, lo chiama, sì, commissario, eppure, eppure catanese. Quando ci siamo andati, e gli si è esposta la situazione, mi ha detto, e ha detto a quelle persone che erano lì presenti, siccome faceva parte del mio partito, mi ha detto: Aurelio, assieme agli altri, io non ti regalo niente, perché io gli dicevo: tu devi andarti a leggere la storia dell'ospedale di Mazara, che certo, era il fiore all'occhiello della città di Mazara del Vallo e della provincia di Trapani, ma tutta la Valle del Bedice assorbiva. Mi ha detto: non ti regalo niente, certo, se Mazara si merita il primo livello, no, si merita. Certo. E un'altra cosa, un altro mezzo lo voglio dare a uno, perché i meriti bisogna dargli. E l'ottenimento del DEA primo livello è anche merito del dottore Urso, che in un anno oscillava a fare operazione, sì, da 1.200, 1.400, e operazioni importantissime che faceva. Contro i numeri, i dati e la realtà, ha dovuto dare l'idea a primo livello. Non è che l'ho data a me, certo, l'ho data alla città. Oggi tutti vogliono e parlano con foglie, con foglie. In politica ne ha visto mai che manda un foglio a uno, magari lo cestina, però gli ho mandato il foglio. Assolutamente. Io foglie non ne mando a nessuno. Io intanto voglio ringraziarla per essere stato con noi questa sera, grazie per la chiacchierata, insomma, che ci siamo fatte. Avremo modo sicuramente di ritornare insieme a parlare di politica della nostra città, e quindi grazie per essere stato con noi. Grazie a lei e grazie alla emittenza che mi ha dato questa opportunità. Assolutamente, con piacere. Perché ritengo, al di là di quello che ho detto, di quello che penso, e di quello e della mia appartenenza,
Io quando parlo, parlo per date, fatte, realtà, che possono non essere condivise. Ma c'è la mia onestà intellettuale, certo. e ho lavorato per Mazzara. E quindi continuerò a farlo, perché mi dà la vita, mi dà la forza. Io ormai sono fuori dalla politica, e, diciamoci così, quella attiva nel senso di avere cariche, incariche. Io sono pronto per la battaglia. Ma noi siamo invece pronti ad ascoltarti ogni volta. Io ti ringrazio e ringrazio tutta la mette. Quando mi chiamate. Grazie Aurelio. E su qualsiasi argomento. Grazie soprattutto a voi cari telespettatori che sempre. Grazie ai telespettatori che avete avuto la pazienza. Grazie ai telespettatori che avete avuto la pazienza di ascoltarmi. Scusate se ho eccesso in qualche cosa che magari può disturbare. No, ma ci manca. A qualche. Diciamoci addetto ai lavori per non dire altro. E però sono contento che nel mio discorso ho difeso la verità che il vostro editore sa. Assolutamente. La ringrazio. Grazie, grazie. E grazie ai Mazzaresi.